Ciao a tutti, oggi andremo a realizzare questa borsa, la borsa mandala. È una borsa che parte da sotto, lavorata all'uncinetto, e poi i laterali sono lavorato traforato, l'inserto in legno che porta questo disegno, e poi il manico fai da te. Tutto questo lo troverete nel tutorial. Vi invito a iscrivervi al mio canale per non perdere i nuovi video. Per tutti coloro che sono già iscritti, vi ringrazio. Adesso passiamo al tutorial. La lista dei materiali sono scritti sotto nell'info box. Con l'uncinetto 3,5 abbiamo 18 catenelle. E lavoriamo maglia bassa in ogni catenella disponibile. Arrivando alla fine della riga, una catenella e continuo a lavorare maglia bassa in ogni punto disponibile. Adesso dobbiamo continuare a lavorare righe di maglie basse fino ad avere 28 centimetri. Ho lavorato le righe di maglie basse e adesso abbiamo 28 centimetri di altezza e di larghezza abbiamo 11 centimetri. Adesso ritagliamo la rete di canvas. Dobbiamo andare a lavorare il perimetro di maglie basse, prendendo sia il pannello e la rete, ricordando che negli angoli dobbiamo lavorare una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Mi piace iniziare di lavorare qui ai laterali invece di lavorare all'angolo. Con uncinetto numero 3 inseriamo, prendiamo il filo e lavoriamo maglia bassa. Qui arrivando all'angolo e lavoriamo
una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa nello stesso punto, e continuiamo a lavorare maglia bassa in ogni punto disponibile. Continuiamo a lavorare tutto intorno, continuiamo a lavorare fino ad arrivare all'inizio del nostro giro, ricordando sempre di lavorare negli angoli una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa. Arrivando alla fine, tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro. Allora adesso dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa in costa, senza aumentare più all'angolo, senza aumentare più agli angoli. Dobbiamo andare a lavorare tutto intorno fino ad arrivare all'inizio del nostro lavoro. Prendiamo il filo bassa in costa. Lavoriamo normale gli angoli. Continuiamo a lavorare fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivando alla fine, chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella. Adesso dobbiamo lavorare in circolo, maglia bassa in ogni punto disponibile, e questo dobbiamo ripetere fino ad avere 6 centimetri di altezza. Continuiamo fino ad arrivare alla fine del giro e poi continuando lavorando sempre maglia bassa fino ad avere 6 centimetri di altezza. Ho terminato di lavorare la vaschetta che sarà la base della nostra borsa. Misura 6 centimetri. Adesso dobbiamo lavorare intorno a questo pannello in legno, due maglie basse in ogni buco disponibile e quattro maglie basse nei quattro angoli, perché dobbiamo andare a inserire questo dove ho messo già i marca punti
così. La stessa cosa che faremo anche dietro. Iniziamo qui da sotto con il colore beige. Inseriamo l'uncinetto e lavoriamo due maglie basse. In quest'angolo lavoriamo 4 maglie basse. Di nuovo lavoriamo 2 maglie basse qui. Di nuovo 2 maglie basse. Continuiamo così, come avevo detto, 4 maglie basse negli angoli e 2 maglie basse intorno. Ho terminato di lavorare intorno, arrivando qui alla fine. Tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro. Ecco, ce l'abbiamo pronto questo pannello. Dobbiamo fare la stessa cosa con l'altro pannello. Abbiamo tutti e due pannelli pronti per essere inseriti nel corpo della borsa. Per i laterali dobbiamo realizzare 2 pannelli. Iniziamo avviando 49 catenelle. Abbiamo 49 catenelle. Contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lavoriamo 3 magliette. Una catenella, saltiamo 1, 2, 3. Nella quarta lavoriamo 3 magliette. Una catenella, saltiamo 1, 2, 3. Nella quarta lavoriamo 3 magliette. Una catenella, saltiamo 1, 2, 3. Nella quarta lavoriamo 3 magliette. Continuiamo a lavorare fino alla fine della riga. Arrivando alla fine, saltiamo 1, 2, 3. Nella quarta lavoriamo una maglia alta per chiudere la riga. Lavoriamo 3 catenelle, giriamo il lavoro e lavoriamo 2 maglie alte in questo spazio qui. Una catenella, saltiamo queste 3 maglie alte, nello spazio lavoriamo 3 maglie alte. Una catenella, 3 maglie alte nello spazio, saltando 3 maglie alte.
una catenella, saltiamo 3 maglie alte, lavoriamo 3 maglie alte in questo spazio. Continuiamo a lavorare saltando 3 maglie alte, lavorando 3 maglie alte nello spazio fino alla fine della riga. Continuiamo a lavorare una catenella, 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte nello spazio, saltando sempre queste 3 maglie alte. Dobbiamo lavorare nello spazio 3 maglie alte, ricordando di fare sempre la catenella. Dobbiamo ripetere la sequenza. 3 maglie alte, una catenella, saltando 3 maglie alte, 3 maglie alte nello spazio, una catenella, saltando 3 maglie alte, 3 maglie alte nello spazio. Dobbiamo ripetere questa sequenza fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, lavoriamo 3 maglie alte in questo spazio. Tre catenelle, giriamo il lavoro, lavoriamo un'altra catenella che è una e lavoriamo 3 maglie alte in questo spazio. Una catenella, 3 maglie alte in questo spazio. Una catenella, 3 maglie alte in questo spazio. Dobbiamo ripetere una catenella, 3 maglie alte nello spazio, una catenella, 3 maglie nello spazio, fino ad arrivare alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, dobbiamo lavorare una maglia alta nella terza catenella. Di nuovo 1, 2, 3, 3 catenelle, giriamo il lavoro. Dobbiamo ripetere il secondo giro che avevamo fatto prima, quindi lavoriamo 2 maglie alte in questo spazio per completare 3 maglie alte, una catenella e lavoriamo 3 maglie alte in questo spazio, una catenella, 3 maglie alte in questo spazio. Dobbiamo ripetere queste 2 righe ripetendo 3 maglie alte, una catenella. Arriviamo alla fine, nel primo concludiamo con 3 maglie alte. Iniziamo con le catenelle, 4 catenelle, poi lavoriamo 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte. Arrivando alla fine concludiamo con una maglia alta, saliamo con 3 maglie alte e poi lavoriamo 2 maglie alte. Dobbiamo ripetere queste 2 righe fino ad arrivare all'altezza desiderata. Dopo aver lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 giri di questo motivo, tagliamo il filo. Adesso dobbiamo andare a lavorare il perimetro. Iniziamo qui da sotto, dobbiamo lavorare 3 maglie basse in questo lato, 2 maglie basse in questo spazio,
e anche due maglie basse qui. Iniziamo. Lavoriamo 3 maglie basse. In quest'angolo dobbiamo lavorare 3 maglie basse. Una catenella e lavoriamo una maglia bassa qui dentro la catenella. Facciamo un'altra catenella e lavoriamo 3 maglie basse qui. Continuiamo a lavorare 2 maglie basse in questo spazio, 2 maglie basse, 2 maglie basse, 2 maglie basse. Due maglie basse. Due maglie basse, due maglie basse. Continuiamo a lavorare 2 maglie basse fino ad arrivare all'angolo. Arrivato all'angolo dobbiamo lavorare 1 e 2 maglie basse. Nella catenella lavoriamo una catenella, una maglia bassa e una catenella, e nello spazio lavoriamo 2 maglie basse. Lavoriamo maglia bassa, e lavoriamo una maglia bassa, 3 maglie basse e una maglia bassa, 3 maglie basse e una maglia bassa. Continuiamo così fino ad arrivare a quest'angolo. Arrivando qui all'angolo lavoriamo 2 maglie basse, una catenella, una maglia bassa, una catenella e 2 maglie basse. Continuiamo a lavorare 2 maglie basse. In questi spazi 2 maglie basse. Continuiamo a lavorare fino ad arrivare a quest'angolo. Arrivando a quest'angolo lavoriamo 2 maglie basse, una catenella, una maglia bassa, una catenella e 3 maglie basse. E lavoriamo una maglia bassa e 3 maglie basse. Allora ve lo spiego meglio. In questo spazio lavoriamo una maglia bassa, in questo qui lavoriamo 3 maglie basse, una maglia bassa,
3 maglie basse. Continuiamo fino ad arrivare a questo punto. Arrivando qui all'ultimo, lavoriamo una maglia bassa e tagliamo il filo. Chiudiamo il lavoro. E così abbiamo completato il nostro pannello laterale. Dobbiamo andare a fare la stessa cosa che abbiamo fatto con questo pannello per avere il secondo pannello laterale. Ecco tutti e due i pannelli laterali. Prendiamo l'inserto in legno e adesso dobbiamo andare a assemblarli per poter poi cucirli, per poter poi cucirlo, per poter poi cucirla alla base della nostra borsa. Iniziamo ad assemblarli. Prendiamo questo con l'aiuto del marcapunto chiudiamo. Abbiamo fatto già questo, la stessa cosa faremo con questo qui e poi inseriremo questo e poi chiudere con l'altro lato. Ve le faccio già vedere pronte. Ecco, ho terminato di sistemarli. Adesso con ago da lana e il filo andiamo a cucire. Iniziamo di qua, passiamo il filo, continuiamo a cucire fino alla fine. La stessa cosa faremo con tutti i lati dove dobbiamo andare a cucire i nostri pannelli. Terminato di cucire i pannelli, adesso prendiamo la base della nostra borsa. Dobbiamo andare a posizionare così e cucirli. Dobbiamo posizionare il laterale con il laterale. Dobbiamo posizionare il centro con il centro e tutti i laterali con la nostra base e cucire tutto intorno. Ho finito di montare. Con l'ago da lana e filo vado a cucire la base e il pannello. Continuerò così per tutto il giro della nostra borsa. Ho terminato di cucire
Adesso dobbiamo andare a rifinire il bordo intorno lavorando una maglia bassa in ogni punto disponibile. Uncinetto. E lavoriamo una maglia bassa nel successivo, una maglia bassa . Dobbiamo continuare così per tutto il giro, arrivando qui. Dobbiamo lavorare continuando così per tutto il giro del nostro bordo. Arrivando alla fine, tagliamo il filo. E chiudiamo il lavoro. Ecco il nostro bordo rifinito. Allora ho tagliato il tubo trasparente, ho inserito il filo di alluminio dentro per legarlo tutte e due assieme. Prendiamo il filo e lo tiriamo attorno. Dobbiamo continuare così fino ad arrivare alla fine. Arrivando alla fine, tagliamo il filo e sigilliamo. E così abbiamo il nostro manico e la borsa. Adesso dobbiamo andare a lavorare una fascia per poter passare il manico, che sarà anche per la nostra, sarà anche la chiusura della nostra borsa. Contiamo 1, 2 e di qua iniziamo a lavorare, e dobbiamo lavorare fino ad arrivare qui. Inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo, facciamo una catenella. E lavoriamo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ho fatto 21 catenelle, andiamo a inserirlo qui. E facciamo una maglia bassissima. Facciamo una catenella e lavoriamo maglia bassa in ogni punto disponibile. Continuiamo così fino ad arrivare alla fine qui. Arrivando alla fine, entriamo in questo punto e facciamo una maglia bassissima. Giriamo il lavoro.
una catenella e lavoriamo maglia bassa in ogni punto disponibile. Continuiamo così fino alla fine. Arrivando alla fine, entriamo qui e facciamo una maglia bassissima. Così abbiamo terminato la fascia per poter passare il nostro manico. Arrivando qui, tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro. Adesso da parte di dietro dobbiamo lavorare una fascia per poter bloccare il nostro manico. Inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo . Lavoriamo una maglia bassa, 3 e 4 maglie basse, una catenella, e giriamo il lavoro. Lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile. Continuiamo a lavorare giri di maglie basse fino ad avere la fascia all'altezza desiderata per poter bloccare il nostro manico. Ho fatto 9 giri di maglie basse. Adesso tagliamo il filo un pochettino lungo per poter cucire il nostro manico. Ho inserito già l'ago da lana, prendiamo il nostro manico, posizioniamo in questo modo e lo copriamo. Adesso andiamo a cucire in questo punto qui. Ho terminato di cucire, andiamo a bloccare il filo. Okay. Tagliamo. E così sistemiamo e facciamo la prova. Ecco, così abbiamo la nostra borsa chiusa e abbiamo anche il manico della nostra borsa. Per poter chiudere all'interno questa fascia dobbiamo fare 2 strisce e agganciare questo per poter chiudere la nostra borsa. Inseriamo l'uncinetto al centro della fascia laterale
prendiamo il filo e lavoriamo. Un po' di catenelle, non importa il numero, e dobbiamo tagliare il filo e poi inserire questo. Ecco, ho fatto le catenelle, ho inserito il moschettone e ho bloccato qui con il filo. Quindi dobbiamo ripetere la stessa cosa dall'altro lato. Ecco terminato tutte e due. Chiudiamo così, prendiamo il nostro manico e lo passiamo indietro. La nostra borsa mandala è pronta, potete foderarla a vostro piacimento. Spero che la borsa e l'idea vi piaccia. Se così, fatemelo sapere sotto i commenti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!